milioni e mezzo di turisti nel BCO nel 2016, il dato è però parziale, all'appello mancano gli affitti in nero. Controlli della polizia nei giardinetti dell'ex chiesa di Santa Marta, giovane trovato in possesso di un coltello e hashish. Discarica abusiva a Borgo Ticino abbandonati in un terreno circa 200 pneumatici, indaga la Polstrada. Inaccettabile il testo regionale sui piani regolatori e la denuncia del sindaco di Vanzone con San Carlo Sonzoni. Il 25 e il 26 marzo mostra della Camelia a Verbania dedicata al maestro Toscanini nei 150 anni dalla nascita sarà al Maggiore. Nel recupero di Serie D, successo 2-1 del Gozzano contro la Bustese, decide Gulin a 2 minuti dal 90. Ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. Allora, in apertura quest'oggi i dati sulla stagione turistica 2016, dati incoraggianti, sono stati 3 milioni e mezzo gli arrivi nella nostra provincia, i dati però dicono gli esperti, i dati sono stati diffusi dal distretto turistico, non tengono conto di quelli che sono gli affitti in nero che pure si registrano sui laghi e sulle montagne di casa nostra. L'industria più importante del nostro territorio è il turismo, senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio, è un turismo che vediamo crescere ancora, nel 2016 è cresciuto, soprattutto le strutture extraalberghiere che sono in costante aumento, però è giusto ricordare che sono dei dati sottostimati, perché comunque stiamo facendo un'opera di sensibilizzazione importante in accordo con Regione, Distretto dei Laghi e con le strutture, perché c'è comunque un riscontro di dati inferiore alla realtà che porta comunque un minor trasferimento da parte della regione al nostro territorio. 3 milioni e mezzo di turisti nel 2016 per il distretto, che possono essere anche molti di più tenendo conto del turismo sommerso, vale a dire quello delle seconde case. Beh, direi che ormai è giunto il momento di considerare anche questa branca di turismo che molti non considerano, ma è un turismo che porta gli stessi soldi che porta il turismo ufficiale. Quindi oggi noi abbiamo un dato di 3 milioni e mezzo come turismo ufficiale, ma noi sappiamo che da esempi fatti in località sia montane che di lago, non dico che possiamo raddoppiare questa cifra, ma direi che non ci siamo lontani. Vuol dire che il turismo nel nostro territorio porta tantissimi soldi, è un dato importante. E come territorio noi siamo il numero uno di tutto il Piemonte, se togliamo vabbè l'area di Torino, di questa grande metropoli, ed è un dato significativo anche perché stacchiamo nettamente tutti gli altri territori. Sì, diciamo che noi abbiamo una vocazione che forse altri, anzi sicuramente altri non hanno, però noi abbiamo 3 milioni e mezzo, l'altra TL che viene dopo di noi è Cuneo con 1 milione, tutte le altre sono nettamente sotto i 600-500 mila, quindi diciamo che è un dato confortante per noi, ma è un dato che certifica la nostra importanza all'interno del turismo piemontese. Un uomo è disperso a Legro d'Orta, di lui non si hanno notizie dal lunedì, da quando è uscito di casa per una passeggiata. Oggi sono scattate le ricerche da parte dei volontari della stazione del soccorso alpino di Omegna, insieme con gli uomini della SAGFA, impegnate anche alcune unità cinofile, ma al momento non si hanno notizie dell'uomo. Sempre il soccorso alpino omegnese, oggi è stato impegnato anche sui monti di Campello per il recupero di un ragazzo scivolato in un dirupo, faceva parte di un gruppo di studenti dell'Università di Torino in visita presso l'ex miniere di Campello. È intervenuto anche l'elisoccorso per il giovane, alcuni traumi. E ora parliamo degli episodi di microcriminalità che si sono verificati ancora nella zona della chiesa sconsacrata di Santa Marta a Intra. La notte scorsa gli agenti della Volante hanno denunciato un ragazzo in possesso di un coltello e di un po' di fumo. Controlli serrati da parte della polizia durante la notte nei giardini della zona di Santa Marta, nel cuore del centro storico di Intra. Numerose segnalazioni sono infatti arrivate alla questura dai residenti della zona, stanchi degli schiamazzi notturni. Alcuni hanno anche riferito di casi di spaccio di stupefacenti. La scorsa notte, intorno a mezzanotte e mezza, sul posto sono arrivati 3 equipaggi della Volante. Sono stati trovati diversi giovani, tutti controllati dagli agenti. Uno di essi aveva nella tasca dei pantaloni un coltello a serramanico lungo
22 centimetri. Inoltre addosso aveva anche una modica quantità di hashish. Il ragazzo, 22 anni, residente a Verbania, è stato denunciato per il porto del coltello. È stato inoltre segnalato alla prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti. A febbraio i giardinetti della chiesa sconsacrata erano stati teatro di una rapina. Più volte inoltre i muri della chiesa sono stati presi di mira dai vandali. E ancora, gli agenti della squadra mobile di Verbania hanno denunciato a piede libero una 23enne residente a Verbania ma domiciliato a Domodossola per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane era in possesso di oltre 21 grammi di marijuana, parte della quale è nascosta in una scatola di cartone dietro la lavatrice. In casa c'erano anche diversi strumenti per il confezionamento della droga, come un bilancino di precisione e 300 euro in banconote di vario taglio, considerati proventi dell'attività di spaccio. Il giovane era stato fermato prima in strada, poi per lui era scattata la perquisizione domiciliare. E a Domodossola si è tornato a parlare della lotta all'abuso di alcol fra i giovani. Sentiamo. Si è tornato a parlare di lotta all'abuso di alcol da parte dei giovani ieri sera in seno alla Commissione Capigruppo a Domodossola, commissione allargata per l'occasione anche agli assessori Tandurella e Ferraris, invitati questa volta ai dirigenti di alcune scuole secondarie della città e del circondario, Formont, Alberghiero Rosmini ed Eneip. Il quadro emerso ricalca sostanzialmente quello già fotografato un mese fa da altri dirigenti di altri istituti scolastici. Nessun caso particolare da portare all'attenzione del tavolo comunale, ribadita però anche ieri sera la mancanza di spazi di aggregazione in città per i giovani. Tolto l'oratorio, la piazza e i locali restano infatti gli unici punti di ritrovo per i ragazzi. I presidi presenti all'incontro di martedì di sera hanno portato all'attenzione degli amministratori domesi i progetti che le scuole hanno in essere per far conoscere agli studenti i rischi connessi all'uso delle droghe e all'abuso di alcol. Per il futuro il presidente della commissione Carlo Valentini ha intenzione di convocare a Palazzo di Città anche rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti. Sono interlocutori indispensabili, ha detto, se realmente si vuole intervenire sul fenomeno dell'abuso di alcol in città. Una partita insomma che, sommata ai controlli delle forze dell'ordine, dovrebbe portare ad avere più controllo sulla movida domese. Mancato rispetto dell'ordinanza che limita l'uso delle video slot, due locali sono stati multati dalla polizia a Gravellona con sanzioni che ammontano in totale a 10.000 euro. Macchinette accese negli orari vietati dall'ordinanza del sindaco, multe per un totale di 10.000 euro per la sala slot VLT La Felice e il bar Drink and Play a Gravellona Toce. I controlli sono stati effettuati nei giorni scorsi dalla polizia amministrativa e sociale della questura. Si tratta di un'attività che viene regolarmente svolta per verificare le autorizzazioni dei locali. Al centro commerciale La Pineta di Gravellona Toce gli agenti hanno trovato nella sala slot e nel bar rispettivamente 13 e 8 macchinette in attività fuori orario. Per questo sono scattate le sanzioni amministrative che ammontano un totale di 10.000 euro. L'ordinanza del sindaco Gianni Morandi del 4 novembre del 2016, dopo l'approvazione della giunta, prevede il funzionamento degli apparecchi da gioco in esercizi commerciali, bar, tabaccherie e in tutti i locali pubblici soltanto dalle 12 alle 23 di tutti i giorni festivi compresi. Nuovo caso di truffa informatica. Gli agenti del commissariato di Omegna hanno ricevuto la denuncia da parte di una donna di 37 anni residente in città. Aveva acquistato online una PlayStation pattuendo con il venditore il pagamento di 195 euro. La donna aveva versato i soldi su una postpay ma non ha mai ricevuto la PlayStation. Il venditore è ora irreperibile. Sull'accaduto indagano gli agenti diretti dal vicequestore Mauro Patera. Ed ora invece parliamo dell'indagine in corso a Borgo Ticino ad opera della Polizia Stradale. Sentiamo cosa è successo. Incredibile ma vero, pneumatici usati si regalano, anzi sono stati abbandonati. Siamo in fregio alla Statale 32 a Rona Novara, all'altezza del bivio con Divignano e Agrate Conturbia. Come vedete sono stati contati circa 200 pneumatici, alcuni veramente in buono stato, come vediamo questo qui, quindi potrebbero essere reimpiegati, sono stati abbandonati. Se ne sta occupando la Polizia Stradale e pare che abbiano già individuato, grazie alle telecamere posizionate nei paesi vicini, anche il transito di un mezzo
che li avrebbe avuti a bordo. Diverse sono comunque le gomme veramente buone, come potete vedere in cima alla pigna ce ne sono due o tre veramente in ordine, tutte uguali, e è un materiale da un certo punto di vista inquinante la gomma. Tra l'altro c'è da sottolineare che quando uno va dal gommista a cambiare le gomme paga già una piccola percentuale, proprio a livello di pochi euro, per gomma per lo smaltimento. Senza dubbio queste sono state abbandonate non da un privato, da un singolo gommista che ha smaltito le gomme di tutta la sua vita, diciamo, ma sono state abbandonate da qualche titolare di officina meccanica o comunque da qualche gommista, direi di no, perché i gommisti hanno un altro sistema per smaltire quelli che sono i loro materiali. Si terranno venerdì alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Pallanzeno i funerali di Angelo Petrulli, il presidente del GSH Sempione, scomparso nella giornata di ieri a seguito di un male incurabile. Molti gli attestati di stima giunti in queste ore alla famiglia, tanto il cordoglio a livello locale nel mondo dello sport, ma non solo, anche in ambito sociale. E ora cambiamo decisamente argomento, andiamo a Vanzone con San Carlo. Il sindaco Sonzogni lancia una denuncia nei confronti della regione a proposito delle decisioni adottate in tema di strumenti urbanistici. Non è tanto la politica, ma sono i funzionari regionali che ci penalizzano con proposte assurde che creano problemi alle amministrazioni. È un attacco all'apparato burocratico della regione Piemonte, quello condotto da Claudio Sonzogni, sindaco di Vanzone con San Carlo. Il malumore di Sonzogni nasce dalla decisione di ritoccare una materia come quella dei piani regolatori che, dice il sindaco, già costano un mare di quattrini. E poi c'è anche il problema di chiudere l'iter. Abbiamo visto in questi giorni che Casale Cortecerro ha impiegato 7 anni per avere una variante strutturale. Altri comuni come il nostro non hanno esigenze di impostare cose nuove, non avendo neppure consumato tutte le volumetrie del piano. Lasciamo stare questa partita, non facciamo riforme assurde. Il Consiglio Comunale di Vanzone ha approvato un ordine del giorno che ha inviato in Regione, dopo aver preso visione del testo sulle norme per il governo sostenibile del territorio e il contenimento del consumo del suolo, testo presentato dall'assessore Alberto Valmaggia in Commissione Urbanistica. Dispone di rifare tutti i piani regolatori vigenti con una serie di norme che complicherebbero nettamente la vita alle amministrazioni comunali. Disposizioni inaccettabili, dice Sonzogni. Abbiamo chiesto di ritirare la proposta in esame. Si tratta di cose lesive delle prerogative del comune, al quale si impone con chi deve fare il piano in violazione del principio fondamentale secondo cui spetta al comune proporre le forme aggregative. Si impone la rottamazione dei piani regolatori e l'obbligo di rifarli in forma duale, un'inutile complicazione. La giunta dell'Emilia-Romagna, che aveva introdotto questa metodologia, è tornata sui suoi passi. Il tutto con tempi di attuazione impossibili anche per la mancanza di risorse economiche. Domenica prossima a Torino assemblea per Direzione Italia e il partito di Raffaele Fitto, che ha come coordinatore regionale in Piemonte Walter Zanetta, ex parlamentare di Forza Italia. Un appuntamento che Zanetta ha illustrato quest'oggi in una conferenza stampa nella quale ha ricordato che l'assemblea tratterà sì temi di politica nazionale ma anche di politica locale. Presentiamo il partito di Direzione Italia a livello regionale, quello che abbiamo già fatto a Roma, e sarà un grande evento dove saranno coinvolte tutte le province, dove sarà presente il nostro leader Raffaele Fitto e dove ogni provincia porterà i suoi temi, porterà i temi riferiti all'aspetto locale. Il nostro partito è un partito che raccoglie le istanze dei territori e cerca di rappresentarle a livello nazionale perché gli stessi problemi possano essere risolti. Ecco, a livello locale, cominciamo dalla provincia, che mi sembra ormai sia un ente che non ha più potere. Non ci sono i trasferimenti, non ci sono i soldi. Ecco, questo mi sembra assurdo, perché se da una parte capisco le difficoltà del presidente Costa, dall'altra bisogna fare nome e cognome, nel senso che lo Stato oggi è amministrato dal Partito Democratico, abbiamo avuto il governo Renzi, abbiamo il governo Gentiloni. Queste province sono state trattate malissimo. Oggi girare sulle strade, l'avete anche evidenziato nelle vostre
comunicazione, il disagio che c'è sulle strade, il disagio che abbiamo nelle scuole, e quindi questa mancanza di risorse, aver in qualche misura affamato le province avendogli tolto le risorse, è stata veramente una cosa assurda. Si dica con chiarezza di chi sono le responsabilità e le colpe. Io credo che anche gli onorevoli del territorio devono battere un colpo su questo tema, perché diversamente il disagio sta ricadendo sui cittadini, e il paradosso è che quando si arriva a denunciare queste cose a enti superiori o enti che per scaricarsi in qualche misura le responsabilità, beh, vuol dire che siamo alla frutta. Il 25 e il 26 marzo a Verbania ritorna la mostra della Camelia, edizione numero 51, dedicata quest'anno al maestro Toscanini nei 150 anni della sua nascita. Questa volta però cambia la location, vediamo. Sabato 25 e domenica 26 marzo torna a Verbania la mostra della Camelia, edizione numero 51, sempre con allestimenti curati da Elio Savioli. 300 le varietà in mostra, tante le iniziative collaterali, tra le quali spiccano i tour guidati nei giardini. Ma la novità di quest'anno è il cambio di location: la mostra lascia Villa Giulia per il Teatro Maggiore. Cambiamo perché il 25 di marzo è l'anniversario 150esimo della nascita di Toscanini e si sta costruendo un ricco programma a livello nazionale di festeggiamenti. Siccome Toscanini ha un ruolo importante nella città di Verbania, abbiamo scelto insieme agli organizzatori come tema il rapporto tra i fiori e la musica, quindi la Camelia e Toscanini. E allora, avendo un teatro meraviglioso che tra l'altro sorge accanto a uno dei campi di camelie più importanti della città, nel parco di Villa Maioni, abbiamo detto: proviamo a valorizzare questa eccellenza che abbiamo dal punto di vista teatrale e turistico. E il riconoscimento della vicina raccolta di camelie invernali è l'obiettivo del Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore, il primo tassello per trasformare il giardino della biblioteca in un parco di camelie, ampliando la collezione. Le camelie sono ormai il fiore che coltiviamo di più sul Lago Maggiore, abbiamo una storia di 200 anni. In questa fase qui rischiamo di perdere alcuni gruppi di varietà, e questo avere un posto dove poter ritrovare queste vecchie varietà o queste nuove varietà diventa importante. La mostra sarà inaugurata il giorno del 150esimo anniversario della nascita di Toscanini. Al maestro sarà dedicata una mostra e la domenica proiezione di un filmato sul suo percorso umano e sulla sua carriera, e tour intorno all'isolino San Giovanni con il curatore del Museo Toscanini di Parma, Nicola Luberto, e con lo storico locale Leonardo Paracchini. I momenti musicali, due concerti, sabato sera The Art of Clarinet e domenica pomeriggio percussioni romantiche Waikiki Ensemble, più quelli curati dalla Scuola di Musica Verbanese Toscanini. Diversi sodalizi che collaborano alla mostra, tra questi Avis Verbania, che ha una camelia nel suo logo da 10 anni. Siccome quest'anno l'Avis Verbania festeggia il 70esimo anniversario di fondazione, siamo stati molto lieti di essere chiamati a partecipare alla mostra della camelia. E Verbania nel passato fine settimana ha ospitato un altro appuntamento dedicato a un premio letterario. Vediamo. Le Male Madri di Grazia Maria Francese, medico condotto di Fontaneto d'Agogna con la passione per la storia, ha vinto l'edizione 2017 del premio letterario Verbania for Women. Le premiazioni sabato scorso al Teatro Maggiore. Il racconto è un omaggio al pittore Giovanni Segantini. L'introduzione è stata curata da Maria Grazia Dante del Laboratorio della Narrazione. Secondo gradino del podio per Lorenza Negri di Rignano sull'Arno con Ania, introdotta da Carla De Chiara, un'incisiva denuncia contro lo sfruttamento dei bimbi precocemente defraudati della spensieratezza dell'infanzia. Terzo premio per Lisa Laffi di Imola con Una luce tra le bande nere, accompagnata dalla narrazione di Luciana Grassi. Il racconto è un affresco storico sulla contessa Bianca Riario, degna figlia della tigre di Romagna Caterina Sforza. Nei giorni scorsi dunque il momento clou e conclusivo del premio, voluto dall'Associazione 77 presieduta da Liana Righi e dal Comune di Verbania. Alla cerimonia c'erano il sindaco Silvia Marchionini e l'assessore alla cultura Monica Abbiati. La parte artistica mi è piaciuta tantissimo, con tutta la mia inesperienza ho cercato di fare il massimo che potevo, ho avuto dei collaboratori eccezionali. Sicuramente l'esperienza di quest'anno è stata anche molto diffusa nella città e partecipata, quindi sicuramente continueremo a lavorare su questi temi.
La giuria di Verbania for Women era presieduta da Mariangela Camocardi. È stato un tema molto interessante, anche se molto difficile, perché Sole e Tenebre non è un argomento facile da sviluppare, però diciamo che è arrivato del buon materiale, dei buoni autori. Assegnati anche una serie di premi speciali per la sezione studenti a Rodolfo Dal Canto di Alzano Lombardo con Frammenti quotidiani, scelto a insindacabile giudizio dalla madrina del premio, la giornalista e scrittrice Annarita Briganti. Mi piace l'idea di rivalutare i racconti, un genere, come saprai, in Italia molto sottovalutato, ma che è tornato di gran moda e aiuta a scoprire nuovi talenti. A Emiliano Pedroni di Inarzo, in provincia di Varese, il premio Legalità in memoria di Patrizia Guglielmi, giornalista e militante di Libera. Tra i finalisti, menzione speciale a Carmela Nardella di Torino per il racconto Sulle orme di Shahrazad. Il concorso fotografico ha visto il trionfo di un portacolori locale, Fausto Mirandoli di Domodossola con Verso la luce. Infine i premi degli sponsor, racconti con argomenti significativi che sono andati a La ragazza del capitano di Fiorella Borin di Venezia, Una primavera interiore di Paolo Borsoni di Ancona, Guardia ostetrica di Valeria Groppelli di Crema e alla scrittrice e attrice verbanese Luisella Sala con il racconto Due donne. Ora uno sguardo alla nostra programmazione. Alle 18 domani ritorna l'infinito dentro un bisogno. Questa settimana l'appuntamento con l'incontro ha un ospite particolare. Come sempre voi sapete, i nostri ospiti vengono per proporci delle testimonianze sul loro vissuto, testimonianze che li hanno portati in prima persona ad affrontare qualcosa che è accaduto nella loro vita. L'ospite di questa settimana è Benedetta De Martis, presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, che oltre a parlarci appunto della sua esperienza in primis con la figlia Giulia, ci parlerà anche di questa straordinaria realtà nata appunto grazie a questa associazione in appoggio alle famiglie che in qualche modo incontrano questo bisogno e che per esperienza da sole sanno di non potercela fare. Per cui non perdete questo appuntamento, vi aspettiamo tutti. Noi ora parliamo di calcio. Il Gozzano nel recupero di Serie D ha battuto la Bustese per 2-1. Come contro il Casale, Gulin, entrato da poco, regala 3 punti d'oro alla Gozzano che continua a coltivare speranze playoff, battendo 2-1 una Bustese che avrebbe francamente meritato di più. Nel primo tempo non succede tantissimo, al 15° spunto di Ficco in fascia, brividi sul suo cross. Al 34° occasionissima per Crea, servito da Plumbai. Il diagonale dell'ex Sondrio Sporting Bellinzago però si perde a lato. Al 35° rigore per il Gozzano, Rorato tocca a Ficco, per il direttore di gara è penalty. Dal dischetto si presenta Segato, che però si fa ipnotizzare da Ghirlandi. Al 39° destro a giro di Crea che termina un metro alto sulla traversa. Al 44° grande chance per Panzetta, in piena aria non trova lo spazio e il tempo per tirare. Nella ripresa dopo 5 minuti passa il Gozzano, errore in uscita di Parini, palla filtrante per Segato che davanti a Ghirlandi non sbaglia, aprendo il piatto e siglando l'1-0. Al 15° la Bustese pareggia, calcio di rigore per fallo di Segato su Crea, dal dischetto Plumbai spiazza Gilli firmando il 100° gol in carriera, festeggiato con una maglietta celebrativa. Al 41° viene espulso il tecnico della Bustese Burcanello per proteste. Al 43° Gulin si inventa un eurogol sinistro dai 25 metri, palla nel 7 e vittoria a Gozzano. Nel prossimo servizio immagini e risultati dei campionati di sci valzer in Val Formazza. Non poteva offrire un aspetto migliore sabato la Val Formazza ai circa 200 partecipanti alla 15ª edizione dei campionati internazionali di sci valzer. Una giornata davvero spettacolare, forse fin troppo calda, ha accolto i partecipanti alle 2 prove in programma, il telemark e lo sci alpino. Grande entusiasmo e partecipazione hanno fatto da cornice alla discesa degli atleti, provenienti da ben 17 colonie valzer e da 4 nazioni, Italia, Svizzera, Austria e Liechtenstein. Il telemark è stato vinto da Cornelia Bosch dello Splugen ed Emanuele Ferrera della Valle Formazza. Per quanto riguarda lo slalom gigante, le diverse categorie sono state vinte. Nella categoria ragazze seconda, Miriam Sandretti del Formazza, ragazzi seconda, Luca De Marco sempre del Formazza.
Formazza. Ragazze terza categoria, Alice Baglivo del Formazza. Ragazzi terza categoria con Mirko Zanini, anch'egli dello Sci Club di casa. Per quanto riguarda gli uomini, vittoria di Piero Formani, di Magdalena Mörscher, di Rainer Bischoff del Grossem Walsertal, di Heidi Zinter del Mitterberg, di Christian Vesce del Grabunden e di Simone Anderlini. Nelle altre categorie si sono imposti Gunther Löretz del Silbertal, Lucia Sormani del Formazza, Ivan Cerini anch'egli del Formazza, Sonia Schlader del Triesenberg, mentre negli uomini categoria prima Markus Gasner, nei giovani femminile Matilde Steffe e nelle giovani maschile Leonardo Uttini. Grazie all'ottimo comportamento dei suoi atleti, la Formazza ha vinto la classifica a squadre con il tempo totale di 2 ore 8 minuti e 19 secondi davanti a Salecchio 2 ore 9 secondi 88 centesimi e Grossem Walserstal 2 ore 14 minuti e 48 secondi. Non ci sono altre notizie, io mi fermo qui, vi ricordo che tutti gli aggiornamenti potete consultarli sul nostro sito tuttonotizie.info, poi ci sono i social, grazie per essere stati con noi, naturalmente vi lascio i programmi della rete, buon proseguimento.